Buonasera, ben ritrovati a tutti. Eccoci qui per la seconda parte di questa doppia gara per festeggiare il campionato della Lupo Racing. In cabina di commento la coppia Sentence Yuri. Ciao Yuri. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Marco. Allora, questa sera non siamo qui a commentare il campionato History, anche se non ci andiamo tanto lontano, visto chi c'è in pista. E lascio a te l'onore di presentare i partecipanti alla gara. Sì, questa sera abbiamo un gruppetto un po' misto, nel senso che, oddio, visto l'orario, corrono quasi tutti i ragazzi della History, con l'aggiunta solo di qualcuno come Vital e un nuovo entrato che è Anto Delta, che fa parte dell'Academy. E i partecipanti, vabbè, ve li leggo, sono Vital Racer, Gila, Fatu, il vicepresidente Fatu, il presidente Supermax, Ernia Killer, Jericho, Joker Berna, Loiman e appunto Anto Delta. Questi sono i ragazzi che questa sera si sfideranno su questa pista con questa macchina per il compleanno della Lupo in gara 2. Dovevano esserci anche altri, ma evidentemente causa impegni hanno disdetto la partecipazione. Hanno dato forfè. Esatto. Allora, direi che si può comunicare ai ragazzi che se vogliono partire, se può. Adesso glielo dico. L'ho scritto che cambino le qualifiche, spero che no. Dubito. Allora, sicuramente molti di voi avranno già assistito alla gara precedente, quindi penso che ci sia poco da spiegare su pista e auto, ma a te è piaciuta come auto? Diciamo che sostanzialmente non è tanto diversa dalla Supra, quindi ti direi di sì. Diciamo che ci sono più o meno abituato, quindi non ho notato tutta questa gran differenza. Sicuramente gli manca qualcosa, ma sì, siamo lì, insomma. Io ti direi, piaciuta, sì, no, mi insomma, ti vedo molto convinto. Ma se, della serie senza infamia e senza lode. Scusami. Sì, no, è divertente, dai, è qualcosa di diverso, qualcosa che non usiamo sempre, quindi ci sta. Sì, per un evento così particolare ci sta tirar fuori qualcosa di alternativo. Sì, sono d'accordo. Tanti ragazzi sono partiti. Ernie Killer era partito per primo, ma lascia sfilare tutto il gruppo. Strana scelta la sua. C'è anche qualcuno che è partito con le medie, se non ho visto male. Vediamo. Sì, Loiman. Okay. Allora vediamo, aspettiamo Gila, che sarà il nostro primo riferimento cronometrico in queste qualifiche. Ricordiamo che sono 5 minuti, quindi il tempo stringe. Sì, questo hanno scelto per le qualifiche brevi questa sera, ma ci sta, dai, visto l'evento. Sì, di per sé è anche una gara relativamente breve. Sì, effettivamente. È tutto, tutto proporzionato, possiamo dire. Sì. Dimmi un po', posso farti una domanda nel frattempo? Vai, spara. Cosa si prova a essere uno dei fondatori di questo team e a vedere dove è arrivato fino a questo momento? Sono curioso di sapere le tue impressioni. Allora, cosa si prova a essere uno dei fondatori del team? Ma guarda, ti direi orgoglioso di quello che è stato creato nell'arco di questi 3 anni,
nonostante un breve periodo di assenza, e vedere dove si è arrivati, insomma, si è arrivati a livelli che all'inizio neanche immaginavamo, e probabilmente nessuno di noi ambiva, perché questo team è nato come, come dire, un gruppo di amici per correre insieme, e poi la cosa, diciamo, che è degenerata. Vabbè, in senso positivo, dai. Sì, ovviamente, quindi... in senso positivo. No, ti ringrazio, perché insomma, vabbè, io sono un lupacchiotto da poco, però posso dire che è veramente un bel team, come, per riprendere le parole di Salvo dalla live precedente, è effettivamente una famiglia, quindi... L'intenzione sì è quella, creare un ambiente, diciamo, familiare, dove poter correre in tranquillità, anche se quando si corre lo vediamo praticamente... Dopo ogni post-gara c'è sempre qualche malumore, qualche mugugno, ma di solito poi le cose finiscono anche lì in breve tempo. Ecco. Va bene, dai, ci sta un po' di rabbia agonistica che rimane nel post-gara, sì, poi man mano va a sciamare. No, intanto, tornando alle qualifiche, volevo solo dirti che gira, nonostante al mezzo secondo si prende la prima posizione. Avevo mezzo secondo di penalità nel suo primo giro, ma nonostante tutto si piazza lì davanti. Poi dietro di lui abbiamo Ernia Killer a 2,10 e mezzo, terza posizione Joker Mick, Vital Racer a 1 millesimo da Joker, poi Fatuschi in quinta posizione, sesto Berna, settimo Jericho, ottavo Anto e nono Loimen. Adesso vediamo se Gila senza penalità riesce a migliorare il suo tempo, ma molto probabilmente sarà così. Secondo me bisogna anche vedere come risponde Ernia. Stupisce un po' un Vital così indietro, neanche tanto, per carità, 1,29 e mezzo. Sì, però da come ci diceva, penso che, ecco, appunto. No, non dico più niente, stavo dicendo una cosa ma mi taccio perché tanto mi ha battuto sul tempo. Quindi di Terrester, che adesso si dà i burnout praticamente, pole position 1,29,2 subito così, sì, entro spacco, ciao, proprio così dal nulla. E così dal nulla anche c'è un Fatuschi che si mette davanti a Ernia Killer in terza posizione. Qui le battute sono facili, ma questa volta le risparmiamo. Questa volta sì, dai. Prometto che non... Almeno per il compleanno lasciamolo stare, va? Esatto. Quindi abbiamo un gruppetto di 4 piloti più o meno in un secondo e mezzo, e tutti sono chiusi in circa 5 secondi. Loimen mi sa che non ha trovato molto feeling con questa macchina, tanto si sono chiuse le qualifiche. Sì, non siamo abituati a questi 5 minuti. Sì, sono pochi. Quindi alla fine abbiamo Vital Racer in pole position, partirà di fianco a lui Gila, dietro di loro la coppia di vicepresidente, presidente Fatuschi e Ernia Killer, poi Joker e Jericho, Berna e Anto, chiude il gruppo Loimen. Comunque queste sono solo le qualifiche, vedremo in gara. In gara cambiano parecchie cose, non so per quale motivo, magari anche io prima ho fatto qualifica, poi in gara non riuscivo a trovare quel ritmo che... Non lo so, ma va bene così, ci sta. Sì, sì, idem. In qualifica non ho fatto un gran tempo, poi in gara più che altro sono riuscito a mantenere un ritmo
abbastanza costante. Vabbè, ma non è così facile su questa pista, su questa macchina, soprattutto quando le No. gomme poi vanno a degradarsi. Cos'è? Crash di Vital. È probabile. Che No, succede? allora forse ci deve essere qualche problema perché se stanno uscendo tutti. A posto, Ok. Va siamo usciti bene. tutti. Ok, grazie. Allora. Probabilmente vediamo cosa ci dicono. Attendiamo comunicazioni, intanto aspettiamo che venga riaperta un'altra lobby. Ci hanno colto di sorpresa. Sì, inconvenienti ci devono sempre essere, se no non saremmo noi. È tutta suspense, è per Sì, mantenere la esatto. suspense per la gara. È Ok, è stata riaperta. Aspetto un attimo a rientrare, che magari se c'è qualcuno che ha problemi. chi lo sa. Ovviamente il bello della diretta. Allora, tanto vediamo se fa entrare anche me, perché sarebbe il massimo se adesso fossi l'unico che non è. No, per fortuna. Tutto a posto. Più che altro hai la foto della classifica? No, spero che l'abbiano fatto loro. Beh, più o meno me li ricordo, su per giù. Sì, più o meno a grandi linee anch'io. Però sai com'è, non essendo nessuno dei due host della stanza, della serie non è un problema nostro. Questo è vero, ma sicuramente ce le chiederanno. In quanto regia, sicuramente. Se devo andare a memoria, più o meno te le saprei dire, più o meno. Beh, Almeno i primi quattro me li ricordo. Gli altri. Vita Regila, primo e secondo, Ernia. Fatu il presidente, E in questo momento anche per chi ci sta seguendo in live sarebbe molto comodo quello che si può fare sull'altro canale che vi ricordo di andare a visitare, quello YouTube, di poter tornare indietro con la live. Tornerebbe decisamente comodo. Beh, ma presumo che i ragazzi siano preparati. Sì. Più che altro sarebbe curioso sapere qual è stato il problema, ma nel caso chiederemo al termine della live. Chiederemo informazioni a chi di dovere a fine live e ci faremo dire questo disguido. E pretenderemo le scuse. Ovviamente. Altrimenti punizioni corporali. Funzionano sempre quelle. Oddio, in una famiglia, in teoria, sarebbe meglio di no, però. Abbiamo appena detto che siamo una famiglia. In qualche maniera ci sistemiamo queste cose. Non. Però a un certo punto ha mali estremi, estremi rimedi. In separata sede, poi facciamo tutto. Sì, esatto. Li sistemiamo come si deve. Abbiamo uno stanzino apposito per determinate cose, quindi. In ginocchio sui ceci, subito. A visionare tutte le vecchie gare. Queste citazioni forbite. Colte, forbite, Sì, colte, colte. assolutamente.
Sì, adesso speriamo che partano anche a momenti. Sono curioso di vedere cosa combineranno in pista. E una delle poche cose belle di sta pista è che quando le macchine sono ferme ai box c'è un'inquadratura che permette di... praticamente giri sempre lo stesso box sostanzialmente, però perlomeno vedi la macchina. Sì, diciamo che forse è un pochino più come nella realtà, dai, che le macchine restano nel box fino all'ultimo. No, più che Questo altro ma... è anche per chi deve commentare come noi adesso, è più facile magari far vedere chi sono i partecipanti, ecco, non doverli andare a cercare mentre, ecco, un altro refresh. Ah no, direttamente mi sono perso qualcosa allora. Ha fatto la griglia e stanno partendo. E cominciano anche i clacson. Giustamente, giornata di festa. Serata di festa. Solo noi due non avevamo il clacson, comunque si accendono i semafori e parte questa gara. Parte male Vital, attenzione. Vittel ultimamente con le partenze non ha feeling. E giustamente ho visto un gira che metteva una freccia. Ah no, con le quattro frecce addirittura. Sembrava avesse solo. Gira che si va a prendere la prima posizione, Vital Racer in seconda, Fatuschi mantiene la terza posizione, Hernia Killer in quarta, Alto Delta con un bello scatto si va a prendere la quinta posizione, Joker scende in sesta, settimo Jericho, ottavo Berna e chiude Loimen già con danni all'auto. E davanti i primi due subito con penalità. Questo potrebbe mischiare immediatamente le carte in tavola. Giusto per non farsi mancare niente. Assolutamente, ma sapevamo che sarebbe stata una gara molto agguerrita, visto i partecipanti. Anche perché dovrebbe essere una gara di compleanno, ma secondo me se le daranno di santa ragione più che in campionato. No, anche se dovrebbe essere, diciamo, gara amichevole, sono quelle gare che di amichevole poi alla fine hanno ben poco. Sono pienamente d'accordo. Quando tiri giù la visiera. Esatto. Entri in modalità corsa e basta. Comunque alla fine non è cambiato sostanzialmente nulla nonostante la penalità. Sì, infatti. Anzi, Gila è riuscito a guadagnare qualcosa, un secondo a Vital dietro di lui. E da notare che rispetto alle scelte che ci sono state nella gara che abbiamo corso io e te un'oretta fa, sono partiti quasi tutti con le medie. Ah sì, bisogna vedere se riusciranno a mantenere il ritmo perché non è propriamente così facile. Tendono a scivolare molto almeno. Sì. Io quando ho fatto il cambio prima mi sono trovato maluccio, a parte che avevo fatto praticamente anche il riscaldamento quasi esclusivamente con le morbide, quindi ci sta. Probabilmente si vogliono togliere subito la parte difficile per poi poter spingere sino alla fine. E ci sta, come scelta. Sì, assolutamente. Intanto c'è l'attacco di... Ho visto una macchina spostarsi dalla scia e pensavo ci fosse un attacco. Invece si è riaccodato il presidente. Gira là davanti, continua a martellare, Vital prova l'inseguimento con dietro di lui attaccato agli scarichi Fatuschi. E mi chiede che si è un pochettino staccato. Fatuschi ci prova all'interno, si fa vedere, ma non c'è lo spazio. Alzato. Vital accelera un po' troppo presto, prova a approfittarne Fatuschi all'interno, ma Vital resiste. Gli ha dato un bacino sul fianco della macchina. Ho detto no, qui ci sto io.
e si è ripreso la posizione. E in tutto questo ci guadagnano Hernia Killer, Joker e Anto dietro di loro, che si riattaccano ai due. Joker è guerritissimo questa sera. Allora, vediamo se riuscirà a conquistare un gradino del podio. Comunque io adesso lo so che le battute si sprecano, però il fatto ci porta anche un attimino, nel senso se le vai a cercare, cioè poi magari spero di non portargli iella, sennò poi mi picchia, ma no, beh, non è vero, però nel senso, attenzione, Joker dà un bacino a Hernia Killer, va un po' lungo Hernia, ma niente di che. Beh, sono quei bacini di complimenti per il compleanno, insomma, terzo anno. Sì. Gli ho detto, vieni qui che ti faccio i complimenti. Vediamo se lo attacca in fondo al rotellino. No, il 3 schiude la porta. Fatuschi la perde, curva 1. Fumata bianca per lui. Riesce comunque a mantenere la sua terza posizione, si sono riattaccati Hernia e Joker, però ha perso circa 2 secondi da Vital. Adesso sarà duro andare a riprendere sia Vital che Gila. Tanto Gila guadagna ancora comunque. È passato da 1.4 a 2 secondi in più. Gila che sta mostrando un grandissimo ritmo con queste, come medie, da notare il secondo e il terzo giro, praticamente fotocopia. Stavo notando anche che, nonostante sia primo e stia guadagnando, ha anche più benzina degli altri. Che vabbè, in questa gara abbiamo una ricarica molto veloce, quindi fa poco, però sembra che meno tempo in box ci stai. Esatto, sono quei secondini che guadagni che fanno sempre comodo. Ah, Joker ha perso un pochino, probabilmente è andato largo al tornante. Andiamo, gira perché era fucsia, attenzione, 1.29.9, abbassa ancora il suo tempo. Vital 1.36, non riesce a tenere il ritmo. Gira scatenatissimo. Ultimamente Gila è parecchio in palla. Diciamo che cominciamo sempre il ritorno al volante, ha avuto un suo corretto al volante, ha avuto una sua di nuovo esplosione, possiamo dire. Cioè, è tornato ai suoi livelli e lo sta dimostrando gara dopo gara. Si può dire la rinascita della fiducia? Sì, possiamo dirla così. Tanto dietro c'è battaglia per la terza e quarta posizione tra i capi del team, con il vice davanti al capo. Ora vediamo se ci saranno ordini di team. Della serie, io sono il capo, devo passare. Fammi passare. Esatto. Mentre Joker purtroppo ha perso un po' di strada. Fatuschi la perde ancora questa volta. Non voleva, abbiamo parlato di ordini di squadra, ha voluto far finta di sbagliare per dargli la posizione, insomma. Esatto, sì, è andato proprio così. Dubito, poi magari non glielo chiederò perché potrei scatenare qualcosa che non voglio, ma dire funeste, no, meglio non sapere. Quindi no. Fatuschi che scende in quinta posizione, scalano di una posizione sia Joker che Hernia Killer, parecchio lontani da Vital in seconda posizione, soprattutto posizione, quasi 4 secondi e uno. Gira comunque pian pianino, continua a guadagnare, anche se in questo momento sta perdendo. Attenzione però, perché il press ha preso 1 secondo di penalità. Questo potrebbe
far riavvicinarsi a Joker per fatto. Ma perché gli sembrava brutto passare così. E allora ha detto, prendo la penalità così. Infatti anche Fatuschi ne ha preso mezza. Esatto, sempre per ordine di squadra, gli ha detto, io l'ho preso, devi prendere anche tu, perché giustamente... Sì, sì. Comandi che arrivano dall'alto non si possono assolutamente discutere. Però vedi, è stata una cosa tutta studiata in modo da poter ricompattare il terzetto, più o meno. Sì. Intanto ci vogliono Joker per lui. Zitto, zitto. Sì, lui zitto, zitto, si è messo lì e dice, sì, sì, voi fate. Ma voi fate i giochi di scuderia, che io... io faccio la mia gara. Io intanto li prendo tutti e due. Si fa anche vedere gli specchietti di Ernia Killer. È anche vero che c'è una gommatura diversa. Staremo a vedere cosa... Oltretutto purtroppo non è riuscito a sfruttarla al meglio. Vita si gira. Vita la perde e si gira. Scusami se ti ho interrotto, ma... praticamente li si sono rifatti sotto. Ernia Killer lo passa anche. L'avevamo detto che questa macchina poteva riservare sorprese. Sì. Soprattutto in accelerazione è brutta. Sì, è parecchio scorbutica. Acceleri quell'attimo prima, proprio una frazione di secondo, se ne va. E l'abbiamo già visto un paio di volte. Attenzione, Joker all'attacco di Vital. Lo passa al tornantino. Bell'attacco di Joker. Si va a prendere la terza posizione. Vital in difficoltà e decise di entrare in box. Giustamente, siamo al settimo giro, ci sta. Non è una brutta idea. Anche comunque ricordiamoci che Joker monterà la gomma più dura rispetto a... E secondo me, fossi stato al posto di Fatuschi, avrei fatto la stessa cosa, sarei rientrato. Perché le sue gomme destre... Effettivamente. Gila continua a martellare là davanti, 10 secondi di vantaggio su Ernia Killer dietro di lui. Per un momento ho visto il press intraversarsi, ho detto penso che siano finiti i momenti di ordini di scuderia. Ora si corre e basta. Beh, presumo comunque che Joker e Fatu si fermeranno a questo giro. Così. Io, questo è il prossimo, però ipoteticamente direi anche questo. Anche se Joker forse, vista la vicinanza al presidente, potrebbe anche cercare di stargli dietro, effettivamente. E non sarebbe una cosa sbagliata, vediamo cosa decidono di fare. Joker continua mentre Ernia Killer rientra. E anche Fatu continua, mi hanno letteralmente zittito tutte e due. Vogliono sfruttarsi giustamente la morbida fino alla fine, perché... Ma così mi sembra un po' eccessivo, a parer mio, Sì, forse avrei cambiato prima io, però effettivamente... ci può anche stare. Attenzione, vita passa. Adesso riprendiamo qua sulla lotta. Ho tenuto vita lei, è arrivato proprio davanti a Ernia Killer. Ora vediamo lo scontro diretto tra i due. Scusate, il calcio mi sta chiedendo se Fatu e Joker hanno abbastanza tempo da entrare senza farsi... comunque cercando di mantenere un po' quel tantino di vantaggio, perché si ritroveranno comunque con la gomma più dura, quindi... hanno circa 18 secondi di vantaggio, ora
Più o meno siamo lì, eh. Gina intanto prosegue. Penso che Gila ormai sia pura gestione la sua. Sì. Ma comunque la sosta deve farla. Sì. Ricordiamo che c'è la sosta con cambio obbligatorio, eh. Tanto Joker e Fatuschi in box, vediamo se riescono a rientrare davanti a Vita Racer. No. Assolutamente no. Assolutamente no. E forse sono stati proprio quei due giri in più che hanno deciso di fare. Beh, no, oddio. Attenzione. Joker rientra davanti a Ernie, a Killer, sono affiancati. Brutta curva per trovarsi in due questi. Sì. Precisamente un'inquadratura un po' così. Ernie Killer, mezzo secondo di penalità. Però ricordiamoci che può comunque guadagnare quel tantino in questo pezzo guidato. Infatti ha già preso un secondo e uno, però sul dritto perderà più di mezzo di quel mezzo secondo. Sì, questo è vero. Però ricordiamoci che comunque se riesce ad arrivare affiancato in fondo al tormentino ne ha di più, perché la trazione è maggiore. Gila si ferma adesso. 32 secondi. Si può prendersi anche un caffè volendo. Sì, devo chiacchierare con i meccanici nel frattempo. Con tutta calma infatti rientra. Velocissimo il suo, rientra. Gli altri non sono arrivati ancora neanche sul traguardo. Gira che ha fatto letteralmente gara a sé e poi dietro gli stacchi che si sono. Scusa, no, dicevo, Gira stasera ha detto voglio vincere, me ne voglio andare, me ne vado, e così ha fatto. Aiutato anche un po' da qualche toccatina e qualche battaglia tra chi stava dietro di lui. Sì, questo è assolutamente. C'è un gruppetto in fondo che si giocano più o meno a sesta posizione. Almeno Berna e Jericho sono abbastanza vicini. Andiamo a vedere un po' anche loro per poi tornare su Gila e seguire le sue ultime curve. Loiman che sta per essere anche doppiato da Gila. Vediamo comunque dove deciderà di farlo passare. Anche Joker e Fatu sono molto vicini, eh? 8 decimi di divido. E hanno un solo giro, vediamo. Fatu deve aver fatto un errorino, perché Fatu sta arrivando come un treno. E allora vediamo Fatu all'esterno, Joker difende l'interno. La difesa di Joker molto, che va a chiudere ogni spiraglio. C'è una bandiera gialla davanti a loro. C'era Loiman fermo e Vita, per fortuna che sia rimasto fermo, Vita è passato proprio a filo tra il muro e lui. Allora andiamo un attimo davanti mentre tu segui Joker e Fatuschi, andiamo a seguire le ultime curve di Gila. Prevedo battaglia al tornante. Ho paura anch'io. Affronta anche per l'ultima volta il tornante, ultime curve per lui. Andiamo. Joker si mette in difesa, Fatu si mette all'esterno. Nel frattempo Gila, baciando il muro, letteralmente va a vincere questa
gara per il compleanno della Lupo Racing, arriva in seconda posizione Vital Racer, dietro di lui Ernia Killer in terza posizione, poi volata tra Ernia Killer, ciao, Joker e Fatuschi, con Joker che si va a prendere la quarta posizione, Fatuschi chiude in quinta. Bern, volato tra Bern e Anto, attenzione, Bern si prende la sesta posizione, Anto la settima, Jericho l'ottava. Diciamo che dopo una fase intermedia si sono tutti un po' ricompattati. Sì, hanno voluto picchiarsi tutti alla fine, giusto per rendere questo compleanno un po' più piccante. E soprattutto complicarci la vita, perché seguirli sì, tutti è diventato un po' più complicato. Esattamente. Ok, allora aspettiamo che arrivino tutti. Allora sì, ci dovrebbero essere tutti, perché no, sì, in teoria sì, non ci dovrebbe ne essere neanche bisogno della comunicazione. Guarda, giusto per essere, li invito tutti, così. Anche perché qualcuno è stato invitato con metodi molto gentili. Sì, assolutamente. Della serie, puoi finire anche ultimo, ma l'intervista la devi fare. Ah vabbè, è d'obbligo, dai, non possono rifiutarsi, scusami. Ciao. Tanto ormai sono degli abitué, quindi. Andiamoli un attimo per festeggiare, giustamente. Insomma. Sì. Speriamo non brindino troppo, perché sennò poi magari ce li troviamo ubriachi. Vabbè. Diciamo che tu, Fatu e Erne dovreste essere a prescindere questa sera. Ubriachi? Sì, per festeggiare i traguardi. Vabbè. Buonasera. Buonasera, Fatuschi. Aspettiamo. Arrivo tutti, No, è che se... erano a brindare, ora aspetta che arrivano. Immaginavamo. Non li sento. Eccoci. C'è Gila che è ubriaco, ve lo dico. Io, ubriaco, sì, non sì, tocco altro da 3 mesi. Sai che sono quello più sano tra tutti. Purtroppo. Ciao ragazzi. Ciao Vital. Allora, a questo punto manca solo il press. Aspetta un attimo che... mi sa che è rimasto piegato. Cioè, poi comincia a avere anche una certa, quindi per raddrizzarsi ci vuole un po'. Infatti, per far meno fatica, si è preso l'ultimo gradino del podio. Ho detto, aspetta, che è quello un po' più basso. Mi chiedevo perché non facevate il pit voi dietro? Quando? Max e Vita non avete mai fatto il pit, pensavo faceste molto prima. No, in realtà io l'ho portata più avanti possibile, anche per scaricare un po' la macchina, tirare un po' con le medie e poi buttare le morbide che reca meno benzina. Però non l'hai sfruttato così le morbide? No, vabbè, no, l'ho sfruttato, insomma, per fare il tempo che ho fatto vuol dire che l'ho sfruttato. Ah, no, sì, no, ma dico per no, per venire no, a no, prendere, no. Dico, no, ma poi chi ha fatto, scusami, che ha perso 2 secondi a fine gara? Chi ha fatto, scusa? No, che da 11 secondi sono arrivato a 9 da te, ma ha preso penalità? No, stavo festeggiando contro il muretto. Ah, ok. Mi manca mezza macchina. Ha dato un po' di colore al muretto. Cioè, praticamente te, Gila, ci hai fatto un giro con le morbide.
Ma io stavo, è dal terzo giro che stavo aspettando voi che pittavate, io pittavo il giro dopo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, avete pittato al nono, io ho pittato al No, decimo. ok, no, io addirittura, senti, ho pittato prima perché volevo andare anche dopo. Sono entrato prima perché ho sbinnato e ho detto magari entro prima per vedere se passo gli altri. Infatti, Beh, pensa che se non pittavi, quasi quasi me ne dimenticavo, prendevo la penalità io. probabile. Se pittavi all'ultimo giro, ti giuro che avresti vinto. Sì. Allora, intanto è arrivato tra noi anche il press. Ciao Buonasera a Elmer. tutti, ciao ragazzi. Buonasera, Che buonasera. dire, Yuri? Praticamente hanno già detto tutto, quindi noi potremmo anche chiudere qua. Sì, Dio, buonanotte a tutti, grazie. no, 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 sì, No, pensi che se la cavino no, così? No, no. ringrazio il mio compagno di squadra, Preshion, per no. aggiungere. Fondamentale anche questa sera, vero Gila? Sì. Allora, io direi di fare le cose all'inverso, quindi partiamo da Gila. Penso che sia stata una delle gare più noiose che tu abbia fatto. Beh, quella del campionato, l'ultima gara del campionato mi sembra, no? Quella più noiosa. Tokyo. Ma perché per il semplice motivo che l'ho preparata per 2 settimane, poi ho fatto la gara da solo. Questa perlomeno ci siamo divertiti, abbiamo scherzato un po' e non l'abbiamo praticamente, non so gli altri, ma io ho fatto proprio 4 giri con Fato con i parametri sbagliati, tra l'altro, quindi... Quindi, ma sì, ci sta, dai, comunque, ci siamo divertiti. Ma sì, poi era un evento giusto così, lo si diceva anche in live, era un evento, come si può dire, Una gara amichevole. sì, amichevole, giusto per festeggiare, che poi alla fine di amichevole non c'è mai niente, come abbiamo detto, perché quando si è in gara, non si guarda niente, però... Quando c'è agonismo, ragazzi, anche le amichevoli sono bagni di sangue. Esatto. No, ma si ride e si scherza finché non scendi sotto il secondo da me, poi la battaglia dei corpi. Vabbè, ma io ti ho voluto far rilassare, cioè, invece di meno di un secondo ti ho fatto andare per 11 secondi, quindi guarda. Va lì proprio, guarda, sono Cioè, proprio potevi giocare con le rilassato. ciabatte praticamente. Eh no, debita questa qui la sai, è una storia lunga. E poi tu me la racconterai, vai. Sì. Allora, Vabbè, se sei un campione vinci anche con le con le ciabatte. con le ciabatte. Ricomponendoci un attimo, Yuri, domande per Gila. Ma hai già chiesto tutto te, non ci ha dato modo di fargli nessuna domanda perché ha preso, se n'è andato, ha detto come dicevo prima, ha detto questa voglio vincerla, ciao. Ha preso la sua saccoccia e se n'è andata proprio. Ah, mi aspettavo di Quindi... combatterla almeno un pochettino di più. L'ultima volta che abbiamo girato qua, non so se te lo ricordi, ma Abbiamo rischiato l'infarto. abbiamo rischiato l'infarto. Mi sa che abbiamo fatto la gara più bella del campionato, io, Max. Mi aspettavo una Ora che lo gara dici così. me lo ricordo. Pensavo uscisse magari non così, però magari combattuta, anche perché quando inizi la bagarre qua, te la porti dietro, eh. Eh sì. Ma boh, allora io direi, Yuri, ti do in pasto il tuo rivale in campionato. Cosa dici? Beh, intanto va bene, però intanto una cosa, caro Cresma, cosa c'hai ultimamente con le partenze? Cioè, ci stanno proprio sullo stomaco? Perché Beh, ti posso dire, no, beh, allora, io non l'ho provato sta macchina.
Cioè, No, considera questo lo che so. come l'ho presa e l'ho messa in pista, punto. Cioè, non ci ho mai girato. Quindi, io che ho fatto? Distinto, ho fatto la partenza come la faccio alla GTR. Quindi, Ah, ecco. gas a tre quarti e poi tiro giù pian piano. Il problema è che ho visto Gilax con i turbo da una parte, c'avevo Fatuschi da quell'altra e mi tampinava. Cioè, No, quindi, vabbè, l'ho scazzata, dai, va bene. gli ho detto se, a Marco, ho detto, allora, in campionato, va bene, poi è stato spinto magicamente, ho detto, era lì. Stasera ho detto, lo osservo perché ero curioso, ho detto, partito di nuovo lento, ho detto, ma come? Cosa gli sta succedendo? No, No, poi stasera ho io visto. l'ho spinta Gilax. Ah, ok. No, Ho ho provato a visto, farlo fuori, sì, ho provato a farlo fuori, ma non ce l'ho fatta. cioè, Ah, secondo i niente, consigli del presidente che voleva chiuderla al primo giro. No, poi ho visto la sbinata, peccato perché eri lì vicino, potevi probabilmente stare molto più vicino a Gilla, ma... Ma questo non lo so, perché non so se lui ha provato oppure no, però io non... Così a scatola chiusa non sono riuscito a trovare il ritmo fino a che poi non ho fatto i 28... Ma, insomma, era 28 e 9, 28 e 6, non mi ricordo qual è. 28 e 9. 28 e 9, e quindi l'ho trovato in fondo alla gara, propriamente. Se era di 21 giri, magari potevo tirare fuori qualcosa, però... Tra errori vari e il fatto che comunque vado, come già detto, non ho mai girato con questa macchina. Diciamo, no, in generale non ci ho avuto un gran feeling, quindi per me va bene anche così sono a posto. E meno male che non avevi feeling, per figuriamoci se ce l'avevi. Vabbè. Va bene. Niente, posto, grazie. A Grazie questo a voi, ragazzi. punto io passerei al... vabbè, dai, diciamolo su, non possiamo non trattenerci. L'Eterno Terzo che questa volta trasforma il 3 in un 5. Sentiamo a che mese del calendario sei arrivato nelle due sbinnate che hai tirato? No, allora guarda, ti devo dire che ero tranquillissimo perché l'avevo presa proprio sul come se doveva prendere, insomma, era un evento per stare in compagnia, fare delle risate, quindi il risultato contava relativo, insomma, mi sono divertito con Joker. Peccato l'ultima sbinnata, però vabbè dai, va bene, l'importante era divertirsi, quindi io mi sono divertito, provare non si è provato tantissimo, e quindi va bene così dai. Sì, penso che in pochi abbiano provato. Sì. Infatti volevo fare, Rimane, scusami se rimane. ti interrompo, volevo fare anche complimenti appunto a Joker perché alla fine ci avete fatto divertire. Meno male che ci siamo noi, se no. Fino all'ultima curva. Sì, no, infatti, è stata una bella lotta, dai. Iori, domande per Fatuschi? Rifaccio la stessa domanda che ho fatto a te inizio live, sia Aia. al vice che al press, ma aspetto dopo, quando aspettiamo dopo. Aia. Ah, sono curioso. Sono curioso anch'io a questo punto. Va bene. E allora passiamo direttamente a Ernia Killer. Ernia. Eccomi. Un terzo posto, male, però. Male, Male male, cosa vuoi fare? Quando corri contro persone più forti, più veloci, ti devi accontentare di quello che viene. lo so, però ci si aspetta sempre quel qualcosina in più. Inizio a invecchiare, Marco, inizio a perdere colpi. Non l'hai visto quanto ci ha messo per trovare la chat prima che la trovava? Ma più che altro non trovavo gli occhiali. Andiamo bene.
Ma più che altro, domanda generale, cos'è successo che avete dovuto rifare tutto? Giusto. Non diciamolo, dai, A rimaniamo in questa, tema no, no, a mystery. questa domanda posso rispondere io. Io, siccome sono molto tendente a fare cazzate nella mia vita, mi sono scordato di comprare le medie. Ho comprato solo le morbide, quindi sono arrivato Ah. magicamente dopo le qualifiche e ho detto: ah, e le medie? Cazzo! Quindi nulla, colpa Beh, mia. potevi montare. Eh no, però non erano contemplate, se no avevi le du comfort dure, mi sembra. No, in realtà volevo mettere le chiodate come mi hanno suggerito gli altri ragazzi, però. Ma fatto uguale, Più o sì. meno. Sarebbe stata la giusta punizione, secondo Sì, ma infatti ero pronto anche a subire una punizione divina da parte del press e del vice press, però sono stati buonanime e mi hanno perdonato. siamo così cattivi, dai. Meno male. Aspetta domani, poi ne Secondo riparliamo. me ora fanno la riunione in gran segreto e mi levano 100 punti dal campionato. O ti levano proprio dal campionato. Faccio ancora. Basta che ci dormano sopra prima di decidere, poi domani saprai. No, hanno già deciso, secondo Va ma bene. dormendoci sopra si svegliano i più cattivi perché bisogna andare a lavorare e sono Vabbè, più cattivi. ho già capito che per me Miss Italia finisce qui. Vai. No, Maria, io esco. Esatto. E beh, Yuri, sono tutti tuoi. No, intanto allora volevo dire al press, al vice press, di smetterla di darsi gli ordini di scuderia durante la gara e camuffarle con penalità e mezze sbinnate, perché magari al pubblico possono anche sembrare, ma noi sappiamo che non è così. Perché parlavamo giusto degli ordini, a un certo punto guardiamo il press un secondo e fa tu mezzo secondo e ha detto: ma scusa, ma come? Cioè, veramente? No, a parte questo, io volevo porvi la stessa domanda che ho posto a Marco, perché giustamente lui era in live con me e ho avuto piacere di fargliela subito a freddo così. Volevo chiedervi cosa si prova da 3 anni a questa parte, da essere i fondatori a quello che è diventato il gruppo della Lupo adesso. Volevo sapere un po' le vostre impressioni di questi 3 anni, perché comunque io sono un lupacchiotto da poco, però sono curioso appunto di sapere le vostre opinioni, i vostri pensieri a riguardo, se avreste mai pensato di avere un gruppo così grande, le vostre opinioni, insomma. Allora, guarda, io da vice press lascio la parola al press perché è giusto che lui risponda Ecco, perché lui sta più vicino. E il press, non avevo dubbi. come mega direttore, è lui che deve rispondere. Non avevo dubbi. Subito, proprio mi aspettavo, e invece se ne è lavato le mani direttamente. Sì, Proprio. è come lanciare un salame nel corridoio, uguale, è proprio la stessa cosa. Ma infatti mi sembrava strano che avesse preso la parola. No, sicuramente non ce l'aspettavamo, no, perché comunque era tutto nato così, così per gioco. E poi la cosa ha preso piede, siamo aumentati, siamo contenti del lavoro fatto. E sì, no, non ce l'aspettavamo sinceramente, almeno io personalmente non me l'aspettavo che diventassimo quello che siamo adesso, soprattutto che durassimo così tanto. Gli davi una vita più breve? Non ho capito, Marco. Gli davi vita più breve? No, non è che gli davo vite più brevi, è che magari, non lo so, pensavo che magari non fossimo in grado di gestire questa cosa. Ah, ok. Beh, Non è che non comunque credevano in te, Marco, tanto per... No, era solo per capire co cosa intendesse.
Guarda, io a proposito di questo devo ringraziare comunque tutti i ragazzi che fanno parte di questo team e soprattutto i moderatori che comunque gli admin, Matteo, Zach, Beat, Nino, Luca, che comunque fanno un ottimo lavoro, sono sempre alle prese, sono sempre presi comunque a gestire situazioni magari a volte anche spiacevoli e diciamo che è diventato quasi un secondo lavoro, quindi faccio i complimenti a loro e li ringrazio tantissimo per quello che fanno. E come ringrazio tutti i ragazzi che si occupano delle live, perché veramente siete sempre disponibili e quant'altro, quindi grazie anche a voi. E speriamo di continuare ancora così per tanto tempo, dai. Infatti, avevo detto che mi hai letteralmente tolto le parole di bocca perché è una cosa che avevo voluto fare anch'io. Ringraziare non solo chi ci mette la faccia, ma anche tutti quelli che lavorano nelle retrovie, diciamo così. E Dietro le quinte. comunque, esatto, perché comunque siamo tanti, farci andare d'accordo tutti non è facile, però riescono anche a farci divertire con campionati interni, campionati esterni e quant'altro. Volevo solo fare una piccola aggiunta ai tuoi ringraziamenti, vorrei aggiungere anche Longo che comunque ha preso in mano l'Academy. Non so se si può spoilerare, ma ci sarà una new entry dalla prossima settimana come live e gare. Non picchiatemi se non potevo farlo, l'ho fatto lo stesso, ma credo, insomma, siccome abbiamo attivato. Siccome abbiamo attivato, diciamo così, anche il progetto Academy, visto l'entrata di nuovi ragazzi, volevo appunto fare sì, un grazie anche a lui che comunque li gestisce, li prepara e avremo appunto il piacere di vederli in pista in un campionato tutto loro. Vabbè, è anche giusto, no? C'è un campionato rookie che secondo me li aiuta anche a prendere confidenza con il team e comunque anche con le piste imparando anche a girare. Sì. Esattamente. Ma chi è la new entry? Io non ho capito, scusate. Ci sono una. Mi Non sembra. l'hai detto. No, Sì, te l'ho detto, sì. beh, non. Sì, sono 8 ragazzi sostanzialmente che si sfideranno in un campionato tutto loro. Presumo con le nostre stesse regole, nel senso stessi giri e tutto quanto, però appunto una cosa tra di loro Ah, ho per capito vedere, adesso. insomma. Sì, sostanzialmente è proprio un campionato Academy, dai, in poche parole. Sarà il quarto campionato. Bene, bene. Esatto. Ma chi è che ha 4 campionati, ragazzi, in un team? Cioè, ma vogliamo mettere? A me però. Fatu? Quel Sì. silenzio di fatto non piace. No, 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 avete detto tutto voi, io sono d'accordissimo, quindi No, 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 non mi pronuncio. non te ne No, lavi le ma mani così. secondo me Fatu c'aveva i flashback tipo del Vietnam, no? Stava ripensando io e sono cascato dalla seggiola durante la gara. No, no, dai, a parte scherzi, ora, quello che ha detto il mega direttore è tutto vero, quindi, cioè, ha detto già tutto lui, ha detto già tutto Yuki, quindi devo aggiungere altro, se no mi ripeterei un'altra volta, quindi è inutile dire le cose 2 volte. Vabbè, dai, io e te lo possiamo dire, ripetita Juventus. Dai, su. No, non ho capito come me. Allora è meglio che tu non l'abbia capita. Io ho No, capito e sono no, d'accordo. non ce la fa dire quella. No, lascia stare. Non, no, 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 Già per me è un dolore al cuore, quindi basta, sì, chiudiamola qui. infatti mi sono chiesto con che forza tu abbia pronunciato Le quel ultime. nome. Va bene, Che io poi. se... Io. Che poi io posso dirti, non voglio scatenare niente di calcistico, ma io sono gobbo, quindi apprezzo, Fuori dal apprezzo, team subito. però Ciao, Yuki, è stato un so che, piacere. ecco, sapevo io, lo sapevo. Se volete la faccio io la diretta. Ah no, così è gioco.
Va bene, allora, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, volete dire qualcos'altro? No. Si sentono i grilli, qualcuno ti parla. Va bene, No, nessuno. comunque se posso volevo dire che tra poco inizia la Federation GT e vorrei, insomma, spererei da neofita quale sono che si riuscisse a portare il team a un bel livello. Io me lo auguro, quindi io ce la metterò tutta, spero anche voi ragazzi facciate lo stesso. Bravo. Bravo. Vediamo un po' quello che si riesce a Assolutamente. fare, dai. Allora, lì c'è gente forte, ma forte, forte. Cioè, la Se GT League in io confronto non era niente. ne conosco uno forte, lo so che c'è nella Federation GT. Ah. Quindi, vabbè, vi scontrerete contro piloti veramente forti, avrete tutto da imparare. Ma un sei curioso fatto di chi conosco. Perché ho O paura della dimmelo, no? risposta? No, no, non dico nulla, sto zitto. Dici, dici. No, 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 poi se vanno in penale, non posso. Ormai hai lanciato il sasso, non puoi tirare indietro la mano. No, vabbè, è quello che ho scritto nel gruppo. A parte, sì, è quello che ho scritto nel gruppo l'altro giorno, cioè la foto che ho messo. L'ispettore, l'ispettore. Da quando sono diventato ispettore. Ah, quello è forte parecchio, sì, quella ce Sì. l'ho. A posto. Vabbè, non si può dire il nome, però insomma è forte, dai. Direi che Poi abbiamo capito dopo in tutto. separata sede ve lo dico. Ma io lo conosco? A voglia. Ah, Cioè, sì, sì. insomma, dai. L'ho capito anche io, cazzo. Dai, Dai, dopo te lo dico, no, no, no. no. Andiamo. Va bene, prima che la cosa degeneri ulteriormente, direi che con questo possiamo ringraziare tutti quelli che sono rimasti a seguire la live sino a quest'ora. E soprattutto aggiungerei un grazie anche a chi ci segue, perché è anche merito vostro se continuiamo a andare avanti con le live. Quindi continuate a seguirci, che a noi fa piacere e speriamo che faccia altrettanto piacere anche a voi seguire le nostre avventure barra disavventure. Detto ciò, ringrazio Yuri per avermi fatto compagnia stasera. Faccio Grazie a te, Marco. i complimenti ai ragazzi per la gara. Grazie. Grazie. Sempre con quel Grazie. leggero ritardo. Va bene. Detto ciò, il prossimo appuntamento con le gare della Lupo Racing sarà lunedì, dove tornerà il campionato Expert, e poi a seguire ci saranno il campionato Legend, il neo entrato campionato Academy, e poi chiuderanno i soliti History giovedì. Quindi rimanete sintonizzati per i prossimi eventi. Detto ciò, buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao ciao! Ciao, ciao a ciao tutti, ciao, buonanotte. buonanotte. Buona.